Alle 10:30 di questa mattina è stata posta in via San Cataldo la pietra di inciampo in memoria di Adnan Siddique. Oggi, 3 giugno, ricorre il secondo anniversario in cui è stato assassinato il 33enne pakistano da un gruppo di connazionali che agirono con metodo paramafioso. Davanti alla palazzina di via San Cataldo, una traversa di via Consultore Benintendi, sede del mercato storico Stratafoglia, lì dove si è svolta la tragedia. Stamani si è tenuta una breve ma significativa cerimonia a cui hanno preso parte la prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia, che nel suo intervento ha ricordato le parole di Giovanni Falcone: la mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio avrà anche una fine, ed ha sottolineato che per vincere la mafia deve esserci l'impegno di tutti a contrastare ogni forma del fenomeno. Presenti il primo cittadino nisseno, i rappresentanti delle forze dell'ordine, delle istituzioni, del mondo del sindacato e dell'associazionismo. Presente anche il documentarista che ha realizzato il docufilm Il silenzio del sudore sulla vicenda Siddique, Elia Miciche, ed il presidente della sezione nissena del MOVI, componente del Comitato Giustizia per Adnan, che si è attualmente costituito parte civile nella vicenda processuale. La giornata di oggi è un segnale importante per dire che non è finito, è ancora una strada che dobbiamo fare insieme. E il suo sacrificio non è stato abbandonato, anzi posso dire che praticamente si è creata una forza, un terzo settore con le istituzioni per poter combattere insieme.